Io vi dico una cosa. Ieri gli amici di Prima Nascita sono sparsi in tutta Italia e pure all'estero. Sono migliaia e migliaia e migliaia di ragazzi. Io sono un cittadino onorario di città come Firenze, Bologna, Torino, Verona, Cuneo, Pinerolo, Ivrea, Chieri, Sardegna. Sono da tutte le parti. Mi chiamano, vado in giro, università, scuole, così bene. Io vi dico una cosa. Come vi ho detto prima, e come l'ho detto l'ultima volta che mi hanno convocato i vescovi in Calabria, c'erano tutti i vescovi della Calabria, 15 vescovi davanti a me con tutti, erano venuti proprio lì a me come vescovo. Sapete cosa vi dico? La Calabria è nostra, l'Italia è nostra. Io vi dico, io la mia parte l'ho fatta, la sto continuando a fare e la farò sempre fino in fondo. Io vi dico bocca al lupo a voi. Bocca al lupo a voi. Sì, ma io rischio la vita, sì, io rischio la vita. Mi hanno messo una bomba, il 20 luglio mi hanno messo una bomba sulla piazzata della finestra. Il 19 agosto mi sono trovato due persone nel giro, dormivo alle 3 del mattino, due persone che mi guardavano a me e mia moglie che dormevamo. Io ero convinto che mi avessero ammazzato mio figlio per quello che avevamo. Io per 4 giorni non ho avuto più voce. Non mi hanno toccato, non hanno fatto nulla. Erano lì che mi guardavano come dormivo. Mia moglie da quel giorno dormo con i miei figli, mi sono trasferito e me ne sono andato. È un incubo che non lo lavora nessuno. Vedete, però non mi arrendo, perché io quando muoio voglio morire una sola volta. Altrimenti morirei ogni giorno, altrimenti farei come gli studi, si mettere la gamba in mezzo, la testa in mezzo alle gambe, allora non ha senso. Allora, io per esempio vi dico questa pure, no? Tempo fa, il noto giornalista, Curzio Maltese, il 25 aprile del 2007, dice lui stava facendo la parsi dell'Atlantica del Soffica Reggio Calabria, quindi faceva, diciamo, andava a parlare con gli imprenditori, la PAC si controllava lì su Reggio Calabria, vedeva, parlava con gli imprenditori, con i commercianti, chi parla del pizzo, chi non parla del pizzo, e tutti, diciamo, negavano, nessuno parlava del pizzo. Però dice, mentre io una sera ero al ristorante, dice lì a Reggio Calabria, a notte fonda, nel locale ormai deserto, un ristoratore mi confida, sì, pago il pizzo, pago anche le tasse più o meno. E che cosa riceve in cambio? Lo Stato non mi garantisce la sicurezza, i trasporti fanno schifo, se sei male mio figlio prendo l'aereo e vado a Bologna, perché all'ospedale l'altra volta mi sono dovuto portare le lenzuola e i medicinali, poi pago il pizzo, certo, ma nel mio locale non entra un mendicante, la finanza non fa controlli e se mi rubano l'auto me la fanno ritrovare il giorno sotto casa, per il servizio che offrono non sono neppure caro. L'alternativa, la fine di Masciari, cioè la fine di Masciari significa, beh, mi prendo come un esempio negativo, perché? Perché Pino Masciari, qual è l'esempio negativo? Perché è dovuto scappare, fuggire di notte, lasciare la Calabria per salvarmi la vita, per 15 anni non ho lavorato, io da oggi posso lavorare, posso rifarmi, però adesso vi voglio dire, quindi io non sono, io non mi sento. Io non mi sento un esempio negativo, io mi sento invece un esempio positivo da essere imitato, perché fin quando ci sono tante persone come me che si liberano, denunciano e la denuncia diventa la normalità nel nostro paese, noi allora sì che avremo veramente la democrazia nel nostro paese, noi sì che per davvero siamo, potremmo dividere, ecco, guardarci in faccia negli occhi e possiamo guardare i nostri figli. Vedete, anche tutti che lavorano nelle istituzioni, chiunque fa un lavoro può sbagliare. Non bisogna stare con i fucili puntati perché ha sbagliato. Voi dovete stare in quel modo quando quello sbaglia con dolo. Perché sbagliare si può. Però se si sbaglia con dolo, lì non dovete perdonare nessuno. Dovete andare avanti e portare avanti i vostri diritti. Pino Masciari ha fatto questo. Con la denuncia ha preteso e pretende i suoi diritti.
ci ho voluto tanti anni, ma alla fine vi posso dire una cosa. Io mi sto riprendendo la mia vita, me la sono ripresa, le istituzioni hanno fatto quello che gli competeva. Adesso mia moglie riaprirà, non vado più in Calabria, perché sono ad alto rischio e onestamente i miei figli ormai non vorrebbero neanche scendere, perché sono 13 anni e 14 anni i miei figli. Non si sarebbe neanche cioè, adattare l'ambiente e quindi rimarremo fuori per tutta la vita. Mia moglie inizierà a lavorare, il rischio è molto elevato, che sapete, le mafie non perdonano. L'altro giorno hanno ammazzato proprio il 26 settembre questa mamma santissima, aveva ramificazioni a Milano, in Puglia, in Piemonte, in Lazio, dappertutto, quindi questo mi fa stare male, i messaggi ne dicevo, qualche cosa, però vi posso dire una cosa. Io sono molto fiducioso e io ve lo dico a voi ragazzi, a voi giovani ve lo dico. Certe volte noi genitori non capiamo certe cose, noi pensiamo che proteggendovi, tenendovi nascosti da certe realtà, vi facciamo bene, invece noi vi facciamo male. Io vi dico una cosa, aiutate voi, aiutateci a noi genitori a capire, a cambiare come mentalità, perché voi anche con l'era del computer, le cose, siete più portati a capire e comprendere le cose. Forse il nostro modo di fare e di agire è la mentalità, è il modus operandi che ormai è diventato una normalità, la cultura. Quindi noi dobbiamo essere un popolo che dobbiamo essere rieducato alla legalità. Deve essere un popolo rieducato alla legalità. Basta parlare, insomma. Vi voglio dire, e diciamo a questi politici che stanno al governo, a quelli che fanno l'opposizione e così, che devono di vedere come poter fare per farci uscire da questo baratro, per portare l'Italia come esempio a livello mondiale, perché l'Italia geograficamente è la migliore di tutti, perché noi siamo, ecco, diciamo, Abbiamo quella piattaforma del Mediterraneo che ci invidiano tutti, dove noi abbiamo il mare, abbiamo le colline, abbiamo le montagne, abbiamo la terra, abbiamo il clima, che non ce l'ha nessuno. Abbiamo distrutto tutto il mare, le mafie non, dove passano le mafie non c'è vita più, hanno distrutto tutto, stanno distruggendo tutto e noi non glielo dobbiamo permettere. Noi dobbiamo dire basta, noi tutti insieme, ma tutti insieme ce la dobbiamo fare, lo dobbiamo a noi stessi, ve lo dobbiamo a voi ragazzi. E voi così sì che potete avere un presente e un futuro continuando a sognare. Dobbiamo, quando vediamo le forze dell'ordine, le istituzioni non sono i nostri nemici, sono i nostri amici. Noi dobbiamo parlare, dialogare con loro. Non mi stancherò mai, forse vi sto annoiando, dicendo ritorniamo all'educazione della legalità. Abbiamo rispetto. Io sono un imprenditore. E come tale, ognuno di noi può essere un mattoncino. Ricostruiamo questa Italia facendo una nuova costruzione, una costruzione veramente degna del nome che portiamo dell'Italia, perché l'Italia è un modello di vita per tutto il mondo, dove ci invidiano tutti, ma la cosa peggiore che abbiamo scontato è l'illegalità, le mafie, ma abbiamo tantissimi cervelli e non basta, e non devono più andare via i nostri cervelli devono avere le risorse qui nella nostra terra per avere non solo la ricerca ma anche lo sviluppo. Questo è lo Stato che deve fare, deve investire su di voi, perché voi ci dovete cambiare, voi siete la nostra speranza e noi genitori dobbiamo fare di tutto affinché tutto questo si possa verificare. Quindi io mi fermo, vediamo se c'è qualche altro. Un applauso perché ha toccato.